Vive con il terrore questa famiglia dopo aver subito un furto mentre tutti dormivano. I coniugi e i due loro figli nella notte tra lunedì e martedì scorsi non si sono accorti di nulla. Solo al loro risveglio, quando hanno notato che mancavano alcuni oggetti personali, hanno capito che i ladri avevano preso di mira proprio il loro appartamento, situato al primo piano di un condominio in via del Ponte a San Lazzaro di Fano. Ci mancavano i portafogli che erano sulla tavola, all'entrata appena si entra. Mio figlio cercava i piccolini telefonini che l'avevo rimasta sul comò nella mia camera, quindi sono entrata anche in camera da letto, perché l'ha lasciato sul comò grande e quindi cercavano questi portafogli. Mamma, toccate, mamma, fate. Invece io non avevo toccato niente e ci siamo accorti che c'era questa veranda aperta e il lucchetto rotto e ha detto ci sono entrati dentro stanotte. I malviventi che hanno forzato la fessura della persiana, una volta introdotti all'interno, hanno completamente ignorato anche i computer portatili. Il loro obiettivo era quello di cercare soldi contanti. Magro il bottino trovato di circa 70 euro. La signora Francesca il giorno successivo ha raccontato l'accaduto a quante più persone possibile con l'intento di mettere in guardia i vicini di casa, ma a distanza di qualche giorno la paura ancora rimane. Il mio piccolino, 12 anni, a pomeriggio a volte restava da solo a casa e adesso non ci sta neanche, ha paura, mi fa entrare prima me in casa e poi entra lui. Siamo arrivati a un punto, guarda, io ho 26 anni che abito qui, ho dormito anche con le chiavi dietro alla porta, abitavo a Calcinelli, con le chiavi fuori alla porta, è la prima volta che mi succede una cosa del genere, non ci credevo. Ha avvisato le forze dell'ordine? Sì, alla mattina dopo siamo andati dai carabinieri, però non ha fatto nessuna denuncia perché dopo, verso le 10, mio marito è andato a cercare nei cespugli giù, perché anche i pantaloni si sono rubati con le chiavi dentro, e ha visto nei cespugli che c'era questo pantalone bagnato con tutti i portafogli sotto, hanno rubato solo i soldi dentro, e il cellulare, l'orologio. Poi tutti i documenti ce l'hanno fatto ritrovare sotto casa. Ovviamente adesso spera che queste persone possano essere assicurate alla giustizia. Certo, questo mi auguro perché se ne sente troppo ultimamente in giro e non possiamo stare insomma, in santa pace anche in casa.